Allora, buonasera a tutti. Molto rapidamente, prima di dare la parola al sottosegretario Del Rio e poi ai ministri Guidi e Giannini, in particolar modo il ministro Giannini avrà molto materiale da offrire alla vostra attenzione. Quindi cerco di essere il più rapido possibile. La seduta del Consiglio dei Ministri è stata una seduta che viene in una giornata anche molto importante. Oggi è stato approvato in via definitiva il decreto legge su Taranto. Non lo definirei sull'Ilva, lo definirei su Taranto. Oggi si è tenuta anche una importante conversazione, una conference call con il Presidente degli Stati Uniti, il Presidente della Francia, il Primo Ministro inglese, la Cancelliera tedesca e il Presidente del Consiglio europeo Donald Tusk. E oggi ci sono state anche diverse iniziative che il Governo ha fatto su diversi settori, quindi è stata una giornata impegnativa. Il Consiglio dei Ministri è partito, lo voglio segnalare, tra le altre cose, facendo il consueto punto sui decreti attuativi e sulle procedure di infrazione europea. Sapete che è nostra posizione abbastanza poco valorizzata da parte innanzitutto mia, e mi scuso per questo, evidenziare e valorizzare come in questi giorni stiamo cercando di ridurre il numero dell'arretrato, sia in ordine alle procedure di infrazione europea che in ordine ai decreti attuativi. Dall'ultimo Consiglio dei Ministri abbiamo ridotto di 15 il numero dei decreti attuativi e dall'inizio dell'anno, o meglio dall'inizio del nostro governo, che poi più o meno è un anno, le procedure di infrazione sono passate da 121 a 91. E anche procedure di infrazione europea, anche questo è un risultato notevole, vorrei dirlo perché non lo diciamo mai, vorrei vedere flashato il titolo meno 25% di procedure di infrazione con il nostro governo, è un passaggio che vorrei sottolineare molto importante. Ma le due questioni su cui la stampa più di ogni altro ha sottolineato direi molto opportunamente l'importanza è la comunicazione sulla banda ultralarga, su cui Del Rio e Guidi potranno darvi dei dettagli importanti e significativi, peraltro una comunicazione che avviene dopo un percorso di ascolto e di confronto anche con le istituzioni europee, facendo una sintesi. Il futuro del Paese passa dai due provvedimenti di cui discutiamo stasera. Da un lato la banda ultralarga, quindi l'ABC del nuovo vocabolario, del nuovo alfabeto, dell'innovazione e dello sviluppo economico, e dall'altro ovviamente la riforma della scuola. Io ho insistito per scendere anch'io un secondo prima che Stefania possa introdurre nel dettaglio le slide che lei e i suoi tecnici hanno opportunamente predisposto, che sono anche molto chiare, al di là che c'è un italianismo su curriculum, non so chi è stato, curriculum al plurale, si può fare, perché potremmo dire, io potrei come dire, parlare a lungo d'inglese, ma sul curriculum al plurale diventa curricula nella scuola, quindi è un diciamo che l'abbiamo italianizzato, i curriculum ci sono scritti, quindi è un gravissimo errore blu all'interno di un ottimo lavoro che è stato fatto invece sulla scuola, e che però ho chiesto ho deciso di scendere io per spendere una parola rispetto a questo dibattito che trovo surreale di queste ore. È un decreto, è un disegno di legge. Io vorrei molto sommessamente ricordarvi che cosa stiamo facendo. Noi siamo partiti da una campagna di ascolto prima del 1° settembre. Abbiamo ascoltato, Stefania vi darà i numeri, quasi 1.800.000 persone, alcune fisiche, nel corso dei 40 tappe del tour, poi bello tour perché sembra una rock band, circa, vado a memoria, 2040 incontri cui hanno partecipato parlamentari, cittadini, amministratori, è stato veramente un numero molto molto significativo e importante, e abbiamo quindi discusso con tantissime donne e uomini che sono interessati con noi a discutere di scuola.
Abbiamo cioè sottratto questa discussione ai soli addetti ai lavori e l'abbiamo portata nelle famiglie, nelle case, nella discussione di tutti i giorni. Questa discussione ha poi visto produrre del materiale, una relazione tecnica, le verifiche, la discussione di merito e soltanto al termine di questo si è posto il problema di quale strumento normativo utilizzare. Lo strumento normativo da utilizzare dipende dalla situazione politica, ovviamente, e dalle necessità di urgenza e dalle caratteristiche di necessità e urgenza di alcune delle parti del testo stesso. Ora, vorrei essere chiaro. Oggi la Giannini ha introdotto il testo, ha fatto una lunga presentazione. Ai colleghi ministri è stato consegnato il materiale perché lo studino e martedì prossimo il testo passerà, non ho letto le linee guida, tecnicamente si chiama inizio esame, che viene completato nel primo consiglio dei ministri utile, che è quello di martedì prossimo. Quindi ci siamo presi questa settimana perché tutti i ministri si sentano partecipi, discutano, riflettano, ci dicano la loro. Ora, è abbastanza sorprendente che quando facciamo le cose da soli siamo dei dittatorelli, quando invece apriamo al dibattito civile, pacifico e democratico siamo dei ritardatari. Vorrei dire una cosa con molta franchezza, non c'è nessun rischio che slittino le procedure di assunzione del personale che lavorerà con noi all'educazione e alla formazione dei ragazzi a fare da dal 1 settembre del 2015. Però noi facciamo una proposta al Parlamento. Ci sono le condizioni per le quali il Parlamento della Repubblica, in un arco di tempo sufficiente ad esaminare tutte le questioni che porremo all'attenzione, ma non biblico, non lunghissimo, possa legiferare senza la necessaria richiesta da parte del governo di utilizzare strumenti di urgenza. Quindi noi facciamo una scommessa, lanciamo la palla al Parlamento dicendo: noi martedì prossimo presenteremo il disegno di legge, dopo averlo discusso, approfondito, 1.800.000 persone, 40 tappe del tour, 2.040 incontri. Bene, faremo anche questo passaggio, lo lasceremo all'attenzione del Parlamento e il Parlamento dovrà valutare, verificare e decidere se e come procedere in tempi che sono tempi sufficienti a un confronto serrato e sereno, ma non tempi in cui l'ostruzionismo, l'eventuale ostruzionismo blocchi non soltanto l'immissione in ruolo delle persone che stanno dentro le graduatorie a esaurimento, anche perché altrimenti l'esaurimento diventa nervoso di quelli che stanno in graduatoria, e contemporaneamente che sono vincitori di concorso e quindi titolati a entrare a far parte della comunità dei docenti. Quindi spero di essermi spiegato chiaramente. Noi innanzitutto siamo pronti. Martedì 10 il testo sarà vidimato e licenziato. Questo testo andrà al Parlamento. Il Parlamento ha il tempo sufficiente, sapendo che noi non abbiamo però semplicemente da assumere delle persone. Noi abbiamo da cambiare, con le considerazioni che la Giannini adesso vi illustrerà, un modello educativo è un modello di relazione, perché la grande scommessa è quella di investire sulla scuola come lo strumento di crescita del paese. La crescita non la fanno i dati dell'Istat, la crescita la fa la scommessa sulla scuola. Quindi ora che pure stiamo tornando al segno più dopo tanti anni di difficoltà, vi dico che non è la scommessa sul PIL l'unica scommessa per valutare o no la crescita, ma è la scommessa sulla scuola. Questo era per precisare nel dettaglio, quindi non c'è nessun rischio che slittino le assunzioni, non c'è nessun passo indietro del governo, stiamo semplicemente cercando di essere i più trasparenti e pronti al confronto possibile. Io sono certo che ci darete una mano, perché capireste il senso della beffa che se facciamo i decreti siamo antidemocratici, se facciamo i disegni di legge non siamo sufficientemente spediti, e quindi insomma diamoci pace, troviamo una via di mezzo,
Questo è un argomento sul quale il dibattito nel Paese è stato molto forte, sono davvero felice del lavoro che è stato fatto. Nelle prossime ore i ministri ci faranno avere le loro considerazioni e valutazioni sul testo di disegno di legge che sarà approvato martedì prossimo, martedì 10, e per chi dice ma c'è un problema di denari, chiedo di andare a leggere l'ultima pagina della slide, che se non sbaglio è l'articolo 3 della legge di stabilità. Se la guardate, guardatela insieme, l'articolo, l'ultima pagina, la penultima, c'è scritto che c'è 1 miliardino di euro che abbiamo messo da parte appositamente per questo, che diventano 3 miliardi nel 2016. Ora, con tutto il rispetto e l'affetto, sostenere che non vi siano i denari sulla scuola è più o meno impossibile. Quindi, bene, pronti, Graziano, ti lascio la parola e con il vostro permesso mi ritiro a... La banda larga c'è Del Rio e la Guidi. Sulla scuola c'è la Giannini. Altre domande? Perfetto. Del Rio. Grazie. Grazie Presidente. Vado a prendere la linea dal compagno Sensi. Bene, allora buonasera. Io darei subito allora la parola al Ministro Giannini per l'illustrazione del provvedimento che è stato appunto esaminato preliminarmente questa sera e che verrà concluso martedì prossimo. Prego, Ministro. Grazie, ma anch'io sono molto felice, lo confesso, perché è vero che abbiamo iniziato questo esame tanto atteso, ma come ha ben detto il Presidente del Consiglio, siamo all'atto concreto di un lungo percorso che non sto ora a riassumere perché credo che sia noto sicuramente a tutti voi. I numeri sono quelli che ha detto il Presidente, 2 mesi di dibattito nel Paese e non solo dentro le aule scolastiche, che ha coinvolto quasi 2 milioni di persone e che ha veramente portato e riportato, dopo un numero di anni molto considerevole, il tema dell'istruzione al centro dell'agenda politica di questo Governo. Ora siamo alla parte attuativa e quindi la nostra è una proposta che ha un'articolazione già molto puntuale. Io cerco di sintetizzare per sommi capi, perché insomma è anche un'ora tarda, e poi se ci sono domande ovviamente siamo qui per rispondere. Noi abbiamo un obiettivo molto preciso con questo decreto: dare attuazione reale e definitiva a un concetto innocente che è rimasto congelato per 15 anni nella scuola italiana, che è quello dell'autonomia scolastica. Legge Berlinguer del 99, preceduta dalla legge Bassanini che riguardava il pubblico impiego. E questo lo facciamo attraverso una serie di strumenti molto precisi: il potenziamento dell'organico della scuola italiana, il piano assunzionale a cui alludeva il Presidente, che è in atto e che è articolato secondo i fabbisogni della scuola, finalizzato anche al potenziamento di alcuni particolari settori disciplinari su cui ritorno, ma che in parte sono già stati ampiamente annunciati in questi mesi di discussione. E naturalmente un obiettivo fondamentale, ineludibile, la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili, quindi per chi è addetto ai nostri lavori scolastici, le cosiddette cattedre, i posti comuni e curricolari, con personale di ruolo e non con supplenti annuali. Questo è un principio fondamentale, ci consente di ripartire quest'anno con il concorso, che diventa l'unico strumento per l'accesso al ruolo nella scuola italiana, e quindi di tornare finalmente all'applicazione della Costituzione. Mi sembra un elemento di cui essere assolutamente fieri e molto lieti. Naturalmente per cambiare la scuola si deve partire dal progetto educativo, dal progetto didattico, quindi non è un semplice inserimento di discipline o potenziamento di ore di materie, per essere chiari, è dare alla scuola autonoma, che ha nel preside il leader educativo che sceglie la sua squadra di docenti e che costruisce il suo progetto educativo secondo linee, ovviamente, che partono da noi e che vi illustro molto sinteticamente, oltre alle parti curricolari, che sono quelle naturalmente che fanno parte del curriculum dello studente, la possibilità di seguire, per una volta direi di anticipare anche i bisogni della società e non di seguirla. Questo significa una scuola
che dia competenze linguistiche ai nostri studenti, cominciando dalla scuola primaria con modalità di insegnamento delle lingue straniere, principalmente l'inglese in modalità CLIL. Questo significa una scuola che insegni l'educazione musicale sempre a partire dalla scuola primaria, l'educazione motoria con insegnanti specialisti, lo sottolineo, e non con insegnanti della primaria all'uso, diciamo, asserviti a questa funzione come è stato finora. Questo significa una scuola che stimoli e produca una sensibilità artistica per il paesaggio, per l'ambiente, per il territorio molto più precisa e strutturata di quanto non sia avvenuto finora. Quindi potenziamento dell'arte, ma potenziamento anche dell'educazione all'ambiente, dell'educazione alla salute, di tutti questi che sono stati finora capitoli magari occasionalmente ben sviluppati, ma non strutturali e di sistema. Naturalmente c'è un altro capitolo molto importante che sta a cuore al mondo della scuola, ma sta a cuore agli studenti, alle loro famiglie, direi alla società intera, è l'alternanza scuola-lavoro, che diventa un pilastro della buona scuola che partirà il 1° settembre 2015. Questo significa intervenire qui puntualmente anche in senso orario, con un'obbligatorietà e una possibilità di 400 ore di alternanza per tutti gli studenti del triennio degli istituti tecnici e professionali e, attenzione, 200 ore potenziali di alternanza per gli studenti degli indirizzi liceali. Questo perché le aziende sì devono essere coinvolte, saranno anche inserite insieme agli enti pubblici in un albo nazionale trasparente che quindi segnali, no, il plafond di chi in Italia fa impresa ed è disposto a investire sul talento e sugli studenti in azienda, ma anche enti pubblici, dicevo, musei, luoghi della cultura e dell'arte che possano diventare un ambito veramente importante per l'esperienza dei nostri studenti. Oltre a questo e alle altre, diciamo, potenziamento delle competenze, la scuola digitale nelle forme che già conoscete, che non significa solo strumenti e infrastrutture, anche connettività, visto che poi il sottosegretario Del Rio vi illustrerà anche il provvedimento sulla banda larga e che si collega molto bene al nostro obiettivo di arrivare nell'arco di direi almeno 5-6 anni a una connettività completa di tutto il sistema scolastico italiano, ma anche e soprattutto una didattica che sia ispirata a principi di pensiero computazionale, di logica, che attualmente nella scuola italiana non sono insegnati. Poi inclusività e integrazione degli alunni stranieri. Sulle disabilità c'è un capitolo molto importante che nel disegno di legge sarà anche una delega al governo su questo specifico settore. Sull'integrazione degli alunni stranieri si passa da interventi occasionali e volontaristici, pur meritori ma sempre volontaristici, a un piano nazionale che prevede specialisti di italiano lingua seconda e che prevede l'attivazione di laboratori linguistici e di anche possibile insegnamento e mantenimento in vita delle lingue di partenza degli studenti stranieri. Poi il capitolo che riguarda gli insegnanti e le norme che riguardano gli insegnanti, le confermo, anche se in parte sono già state ben descritte, addirittura commentate su molti quotidiani e in molte sedi nel Paese. Si passa da una formazione occasionale a un piano nazionale di formazione per gli insegnanti che diventa strutturale, permanente e obbligatoria e che si collega ai piani di miglioramento delle scuole e alle singole esigenze individuali dei docenti. Si danno direttive per il 2015 prioritarie nella formazione che si abbinano anche al potenziamento dell'attività formativa, cioè le lingue, l'inclusione scolastica, la didattica innovativa e digitale. Soprattutto si passa ad un sistema di valutazione di carriera degli insegnanti che è veramente molto innovativo, direi rivoluzionario per un paese che ha visto solo progressione di carriera legato all'anzianità. Io vi ricordo i dati, si entra con uno stipendio che va dai 30.000 euro lordi ai 34.000
primaria e secondaria, e si arriva dopo 35 anni con scatti dopo 9, 7 e 5 anni ad uno stipendio rispettivamente di 47.000 e 53.000 euro. Un insegnante merita di più, un insegnante merita una valorizzazione del suo ruolo, della sua competenza, del suo impegno, della sua passione, e noi questo lo traduciamo in una norma molto precisa che mantiene un riconoscimento del servizio d'anzianità al 30% e per il 70% si traduce in scatti stipendiali triennali sulla base del rapporto di valutazione che si distribuiscono in tre fasce, da una più alta alle seconda e la terza. Tutto questo perché appunto riteniamo che ci sia veramente bisogno di un cambiamento importante e radicale. Abbiamo già avuto un impegno del governo, lo voglio ricordare, attuato e in corso, che riguarda l'edilizia scolastica. Il nostro provvedimento avrà anche una norma, un capitolo sull'edilizia scolastica e diciamo potenzierà le funzioni dell'Osservatorio per l'edilizia di concerto con l'unità di missione, darà anche un'opportunità alla presentazione tramite bando di 20 progetti innovativi per modelli di scuole che possano riflettere anche sul piano strutturale, quindi degli spazi, dell'organizzazione degli spazi, questa buona scuola, che non è solo, come dicevamo, e non è tanto cambiamento di materie o di contenuti, ma cambiamento e rivoluzione nella modalità didattica. Credo di aver più o meno detto tutto, Graziano. Sì, la semplificazione, chiedo scusa, è un altro capitolo molto importante. Le scuole vanno sgravate, per dirla molto semplicemente, da oneri burocratici che tuttora sono nelle loro mani. Faccio un esempio concreto: la gestione del personale passerà direttamente agli uffici scolastici regionali. Quando diciamo che un preside deve fare il leader educativo, diciamo che non deve fare il gestore di appalti, ma deve preoccuparsi della qualità della didattica, dei suoi professori, dei suoi insegnanti e della qualità dell'apprendimento dei suoi studenti. Le misure fiscali sono un'altra proposta molto interessante, molto innovativa, che poi decideremo con quale veicolo, così come ha detto il Presidente, far approdare nelle misure definitive. Le cito: 5 per 1000 destinato anche alla scuola, school bonus con un credito del 65% di imposta per chi è disposto ad investire su nuove strutture, manutenzione e occupabilità degli studenti, quindi progetti legati anche al capitolo dell'alternanza scuola-lavoro, e la detrazione fiscale, gli aiuti alle famiglie per i bambini che frequentano scuole paritarie, quindi un cambio culturale molto importante che riguarda l'applicazione per la prima volta nel Paese, dopo la legge, anche qui cito sempre Berlinguer, ma insomma di cose ne ha fatte, noi le sviluppiamo però concretamente, della libertà di scelta educativa, che è una legge del 2000 rimasta inespressa. Mi sembra veramente tutto. Bene, se siete d'accordo farei subito, se vi sono domande al Ministro Giannini, prego. Corrado Zunino, Repubblica. Il Premier ha detto non slittano le assunzioni. Come vi è certezza che non slittano le assunzioni? Verranno inserite in quale istituto legislativo? Quante saranno le assunzioni? Dunque, l'istituto legislativo, come ha detto il Presidente, lo decideremo. Abbiamo preso questi giorni proprio per arrivare martedì con la chiarezza non solo dei contenuti ma anche della forma e dei veicoli da scegliere. Quello che ribadisco è che per noi è una priorità e anche un'urgenza, quindi dovrà essere chiaramente uno strumento che consente di avere questo risultato. I numeri, siccome sono stati dati i numeri, non voglio ripetere diciamo cifre che in questo momento sono già per noi molto chiare, ma che a questo punto è molto più sensato che compaiano sul dettato di legge che noi porteremo all'attenzione e all'approvazione del Consiglio. Ci sono altri? Prego. Carmine Zaccaro, scuola.net. In merito all'organico funzionale, come avete intenzione di insomma, implementarlo e in che modo cambierà la vita degli studenti con l'applicazione di questa riforma? L'organico funzionale lo si implementa attraverso i due veicoli che ho detto, perché insomma il progetto ovviamente va a regime nel corso di un triennio almeno, quindi da un lato un potenziamento
attraverso assunzioni, attraverso la copertura, primo scalino dei posti vacanti e disponibili, dei posti di sostegno e di tutti quei capitoli corrispondenti soprattutto e principalmente al fabbisogno della scuola. Questo è il concetto da cui siamo partiti in questa complicata, ma anche, devo dire, molto efficace rassegna capillare in tutto il Paese. Come cambierà la vita degli studenti? Beh, io immagino studenti italiani che vivano, ovviamente immaginando la progressività di questo processo, no? Perché non si cambia schiacciando un bottone un modello educativo, in una scuola che gli consente di avere più opzioni, che gli consente di avere approfondimenti su discipline, su settori in cui magari hanno non solo curiosità intellettuale ma anche talento, diciamo, da sviluppare. Li vedo anche ragazzi che non sono legati al modello, per esempio, della mia generazione, ma anche della generazione degli studenti attualmente in corso, e ad una sequenza: prima si studia e poi si lavora. Quindi l'esperienza dello stage, dell'alternanza, è fondamentale per sbloccare culturalmente, da questo punto di vista, il nostro modello educativo. La vita degli studenti cambia anche perché la nostra scuola sarà una scuola molto più aperta, ecco, molto più aperta in termini di potenziamento del tempo scuola, molto più aperta in termini di contatto col territorio, molto più aperta, ribadisca un concetto importante, e tra l'altro non l'ho detto prima, ci sarà il curriculum dello studente, che significa che lo studente potrà, diciamo, oltre ad avere le sue discipline, no, di settore liceale o tecnico, anche arricchirlo con le sue scelte opzionali, una scuola in cui credo che i ragazzi trovino una motivazione e soprattutto una corrispondenza a quello che c'è fuori dalla scuola e ai molti modi di apprendimento che ormai accompagnano la vita dei giovani. Bene, prego. Ministro Giannini, buonasera. Lucia buonasera. Stefania Manco, il Corriere Italiano News Art. Allora, la storia della scuola, più o meno in Italia, è la storia di un governo, di un ministro che decide di cambiare qualcosa, ma poi in sostanza la scuola non cambia, possiamo dire così. Non è, o comunque cambia poco, sì, no? Le cose cambiano poco sia dal punto di vista, diciamo, da chi riceve l'insegnamento e da chi lo dà. Quindi non è forse il caso di iniziare, cioè di guardare con più attenzione alla formazione degli insegnanti a partire dall'università, però disegnando un percorso chiaro, per esempio, che metta fine a questa incertezza nella formazione TFA, un concorso da una parte, il reclutamento chi ha 300 ore. E poi, se mi consente, la seconda domanda riguarda nello specifico le materie di insegnamento, il sostegno e l'alfabetizzazione, cioè come pensate di conciliare nel frattempo, magari in attesa di qualcosa di nuovo, l'esigenza di rafforzare le competenze ma anche la dignità di queste materie con l'esigenza appunto del reclutamento e il mantenimento, mi perdoni, della terza fascia. E la terza me la deve concedere, un anno quando avete presentato La scuola che cambia, cambia il PD, un anno con l'apostrofo, un anno, è giusto? Non avevo corretto le bozze, così come mi scivolano sul neutro plurale, poi prenderò il colpevole. Dunque, senta, le domande sono tante, molto molto sinteticamente. La prima che ha fatto, chiedo scusa perché non ho citato gli argomenti che comunque sono previsti in delega al governo, uno di essi è la riforma della formazione degli insegnanti, non della formazione in servizio. E quindi questo è il capitolo che noi svilupperemo a quel punto, senza più bisogno di TFA, di pass, di tutte queste esperienze che sono dopo l'università e che sono anche a costo e a tempo dei laureati. Sostegno e competenze, ma la formazione degli insegnanti si sviluppa anche e soprattutto in questo senso, sia nel coinvolgimento anche degli insegnanti non disciplinari, diciamo, curricolari, non di sostegno all'interno della formazione che riguarda le disabilità, perché se tu hai in classe dei bambini che hanno delle disabilità o dei bisogni educativi speciali, devi avere una struttura formativa che ti consente di gestire, anche se insegni matematica o latino. E dall'altra parte, chiaramente, il tema della formazione, insomma, diventa il cardine, sia per nel caso del sostegno, della formazione sia polifunzionale che monofunzionale. Lei mi sembra che conosca questi argomenti, quindi non sto a distinguere i temi.
No, mi scusi. Dobbiamo procedere, grazie. Penso che il Ministro abbia risposto, poi vi sarà tempo anche la settimana prossima, al termine del provvedimento, per ritornare sugli argomenti con i testi sotto mano. Bene, allora, dopo la rivoluzione educativa, chiamiamola così, che ha diversi pilastri, come avete visto, dall'autonomia alla formazione, all'attenzione al mondo del lavoro, alla maggiore integrazione, presentiamo anche il secondo piano strategico, che è quello relativo alla banda ultralarga e alla crescita digitale. Io in introduzione, prima di dare la parola al Ministro Guidi, sottolineo come, avendo fatto il coordinamento da Palazzo Chigi di queste delle varie competenze in questo settore, come sia la prima volta che l'Italia si dota di un piano che mette insieme diversi ministeri, diverse fonti di finanziamento, i fondi europei, i fondi di sviluppo e coesione, i fondi appunto propri delle regioni, i fondi dei privati, e quindi c'è un mix e un tentativo di mettere ad unità una serie di competenze, e per questo sono stati fatti numerosi incontri, di mettere a unità le competenze, di mettere a unità le risorse in un quadro strategico che permetta a questo Paese finalmente di fare la sua rivoluzione digitale, cioè di raggiungere gli obiettivi che l'agenda digitale europea fissa, come il 100% dei cittadini al 2020 col 30 mega disponibili e il 50% a 100 mega. Quindi questi obiettivi, questo piano, diciamo, è stato sollecitato anche in quanto, adesso parlo in quanto delegato dei fondi europei, è stato sollecitato anche dall'Europa come una delle condizionalità ex ante per poter far funzionare bene la programmazione europea. È stato un lavoro molto intenso, molto lungo, anche questo sottoposto a una consultazione diciamo aperta, che ha portato numerosi suggerimenti, numerose idee, e credo che questa oggi sia una grande soddisfazione. La cosa che va notata è che una buona notizia, credo, anche per il nostro meridione, è che appunto il Mezzogiorno ha tutte le potenzialità e le risorse per poter raggiungere addirittura prima dell'altra parte d'Italia questi obiettivi che l'Europa ci indica come prioritari al 2020. Anche qui, come ha sottolineato il Presidente del Consiglio, come nella scuola, dove c'è un grande investimento di risorse, anche in un momento di difficoltà ancora economiche e di non ancora crescita partita benissimo, anche qui c'è un investimento importante di fondi pubblici che vanno in sinergia con i fondi privati, ripeto, e con i fondi europei, e quindi un investimento importante sul futuro, esattamente come sulla scuola. Darei la parola al Ministro Guidi. Sì, grazie. Io ho poco altro da aggiungere. Come diceva il sottosegretario Del Rio, è stato un lavoro coordinato dalla Presidenza del Consiglio insieme al Ministero dello Sviluppo Economico, ma naturalmente anche all'Agenzia per l'Italia Digitale. Semplicemente noi vogliamo, come dire, dotarci di le vere e proprie autostrade del futuro, sostanzialmente quelle adatte a intercettare le esigenze del futuro, colmando sostanzialmente un gap che oggi noi abbiamo rispetto agli altri paesi europei, e quindi, come dire, raggiungere come minimo gli obiettivi europei, ma probabilmente nella migliore delle ipotesi poter arrivare ad avere una copertura per quello che riguarda i 100 megabit al secondo anche oltre oltre il 50%, quindi potremmo arrivare fino anche all'85% della copertura nazionale. E questo perché, come diceva il sottosegretario Del Rio, si mettono a fattor comune degli investimenti ingenti da un punto di vista di risorse pubbliche che vengono, come dire, coniugate con un fattore moltiplicativo e con un fattore volano positivo rispetto alle risorse dei privati, che naturalmente, come dire, potranno facilitare il raggiungimento di queste autostrade del futuro, dividendo naturalmente il Paese, perché sappiamo che il Paese non è tutto uguale, anche da un punto di vista di conformazione orografica. Naturalmente ci sono, diciamo, zone che sono più a rischio di fallimento di mercato, le cosiddette zone bianche, quelle dove evidentemente il processo di infrastrutturazione, anche per un intervento totalmente privato, è più semplice. Quindi non è un caso che il Paese ci sia una suddivisione per lotti, in modo tale da dividere quattro cluster che in qualche modo saranno sottoposti, insomma, a degli strumenti di agevolazione o comunque di partenariato pubblico-privato, laddove ce ne sia l'esigenza,
proprio adatti a intercettare le esigenze di quella zona specifica del Paese, proprio perché vogliamo che tutto il Paese venga comunque raggiunto e infrastrutturato. Sostanzialmente quindi la scelta è quella di lasciare al mercato e agli operatori la scelta della tecnologia più efficace e più efficiente, naturalmente graduando e modulando anche quello che sarà il sostegno pubblico rispetto a quelle che saranno le scelte che faranno i privati, e quindi lasciando che naturalmente sia in qualche modo la neutralità tecnologica la parte, diciamo, iniziale, su cui poi gli operatori naturalmente decideranno con un meccanismo virtuoso, quindi anche di raggiungimento degli obiettivi il più in fretta possibile, come organizzare sostanzialmente il loro piano di infrastrutturazione, il loro piano industriale. Quindi, come dire, noi ci dotiamo, come diceva il sottosegretario, di un piano organico, di un piano che per la prima volta dà un quadro semplice anche da un punto di vista di semplificazione autorizzativa, normativa e amministrativa soprattutto, che come dire, è una condizione fondamentale anche per degli operatori privati, che naturalmente devono poter avere un ritorno certo anche del loro investimento, e quindi una cornice chiara da un punto di vista normativo e amministrativo e regolatorio, oltre a una spinta molto importante che soldi e risorse pubbliche vengano messe, diciamo, a fattor comune per agevolare questo fattore moltiplicativo positivo. E quindi, come dire, ci stiamo dotando di un piano che darà appunto al nostro Paese le infrastrutture digitali, le autostrade digitali con le corsie giuste, come qualunque altro Paese europeo oggi deve avere per competere nei mercati globali. Bene, insieme al tema del piano nazionale per la banda ultralarga c'è il tema della strategia nazionale per l'Italia digitale, per la crescita digitale, che comprende tutta una serie di servizi, dal servizio pubblico di identità digitale al problema della sicurezza, alla centralizzazione, l'armonizzazione della spesa, i data center, il servizio pubblico di connettività. Quindi i documenti sono, diciamo, un unico blocco che porta al raggiungimento appunto degli obiettivi che ci siamo detti. Quindi c'è la parte di hardware, ma c'è anche la parte di offerta con progetti specifici, dall'anagrafe nazionale agli open data, al sistema dei pagamenti elettronici, cioè quella cosa che rivoluzionerà la vita, credo, quotidiana delle imprese e delle famiglie, oltre ad avere già rivoluzionato la nostra vita quotidiana. Le risorse che verranno impiegate da qui al 2020, non l'abbiamo detto, forse saranno 6 miliardi pubblici, quindi nel migliore dei casi, se questi 6 miliardi avranno un effetto diciamo moltiplicativo di altrettante fonti private attraverso le misure che abbiamo studiato, l'Italia appunto supererà gli obiettivi europei. Prego, se non ci sono domande allora grazie della vostra pazienza e buona serata.